Questo video è stato registrato la sera di San Valentino in discoteca, tra single disperati e coppie felici. E tu? Sei in love? E tu sei single? Complimenti! È successo di tutto tra limoni e rifiuti. Questo è cose da non dire alle ragazze il giorno di San Valentino. Voi vi chiederete cosa ho in mano. Contratto di scopo amicizia. Guarda il video fino alla fine, lascia un like per favore. Andiamo! Sono innamorato? Non so se sono innamorato in realtà. Di chi sei innamorato? Di te. Aspetta, guarda, ti faccio vedere. Questo non è per te. Non sono, no. Sono un ragazzo educato. Dimmi un attimo cosa ne pensi di questo. Al giorno d'oggi? Al giorno d'oggi sì. Si può fare? Si può fare. Si può fare. Si può fare. Ah, con te. Però vedi, il presente contratto. Ciao, sì, senza questo. Passeranno direttamente a cose formali, senza firmare. Sì. Ma di che anno sei? 2005. Ok, maggiorenne. Secondo te qualcuno lo firma, non per me. Io sono già innamorato di te, quindi. Lo firmano. Però non sei più single. E a me solo per il video. Infatti, con te ho fatto il video con I'm in love. Ok, giusto. Grazie. Di l'Instagram. Plo. Così me lo ricordo io, cioè non lo metterò mai. Vuoi essere single con me? Accetti essere single con lei. Complimenti, emozionato. C'è poco da fare. Basta. Siete fidanzati? Oh shit! Niente. Niente, principe. Io sono single, lo ero, però adesso sono single! Frasi per rimorchiare. Vieni con me, non andare con quel pentito. Vieni con me che ti rendo felice. Non parla tanto. Non parla tanto. Però qualsiasi tipo è ben accetto. Ti basta che respira, ovvio. Non state con le tippe, state con le bottiglie. Ok, ora è arrivato il momento di mettere in pratica le frasi per rimorchiare. Andiamo. Lui, un professionista nell'approcciare le ragazze. Ma per caso sei una pescatrice? Devo rispondere, eh? No. Perché hai incantato il mio pesce? Era bruttissima. Non fate queste cose. Non fidanzatevi, c'è sempre tempo, divertitevi! A questo punto della serata sono saliti sul palco per leggere il contratto di scopo amicizia a tutta la discoteca. Non siete pronti però a quello che succederà fra poco. Farò firmare il contratto di scopo amicizia a delle ragazze. Sì, a delle ragazze vere e proprie. E poi farò limonare delle persone. Adesso la mia Queen vi presenterà il suo contratto di scopo amicizia. Momento per scrivere la storia. Siete pronti? Siete pronti? Leggiamo insieme questo contratto. Salto la parte dei dati personali e sensibili che mi raccomando sono molto privati. Oggetto e scopo di questo contratto. Il presente contratto ha per oggetto trombate in pura amicizia. Per finalità ludica e di reciproco benessere psicofisico, senza alcune complicazioni accessorie. Come si considera in via del tutto esemplificativa le seguenti richieste? Non ci si deve né fidanzare, né convivenza e soprattutto niente matrimonio, ragazzi, mi raccomando. E una cosa che è un effetto indesiderato e molto grave, la riproduzione! Usate tutti le protezioni! Userete questo contratto, sì o no? Sì! Se non firma il contratto, cos'è che fai? La blocco! Mi raccomando! C'è poco da dire! Complimenti! Faccio firmare il contratto. Innanzitutto, siete fidanzati o single? Single, single! Secondo voi l'amore nel 2024 esiste, sì o no? No, a volte. Un po' eccessivo, certo? Sì, ecco. Meglio magari dei rapporti inferiori. E quindi stasera sono qui per vendervi un contratto fantastico. Ho qui una copia dell'esclusivo contratto di scopo amicizia, ragazzi. Allora, leggetelo un attimo. Cosa vi sembra? Perfetto. È geniale. Contratto. Bellissimo. E io vi chiedo una firma lì. La fate, sì o no? La facciamo. Stanno firmando. È così. Allora adesso la domanda sorge spontanea. Ma dato che avete firmato, voi di che anno siete? 2008. Ma secondo voi i ragazzi ormai al giorno d'oggi cosa cercano? La figa! La figa! Io qua ho un contratto che stravolgerà le relazioni in questo mondo. Io la posso dire niente. No, ovvio. Ma quindi potete fare quello che volete, potete anche strapparlo, libera decisione. Ma se io qui una penna, voi firmate il contratto o lo strappate? Sta firmando. Come ti chiami? Che firma il tuo nome? Raccogliamo consensi. Comunque una firma l'abbiamo raccolta. Anche lei firmerebbe?
Non siamo gelosi. Cioè, sì. Tanto che io adesso vi ho fatto vedere questo contratto. Ho però omesso una domanda importante. Ma voi ragazzi, di che anno siete? 2008, 2009. Quella che ha firmato è pure la più piccola. 2009. Ma per voi l'amore nel 2024 esiste, sì o no? Sì. Senza perdere troppo tempo, io qua ho un contratto che può svoltare la vita delle persone. Ve ne do una copia da leggere. Di primo impatto, come vi sembra questo contratto? No, non mi piace. A voi vi piace? Utile. A me non piace. Se io qua tiro fuori una penna, me lo firmeresti? Oh, il mio contratto! Scopate, chiamate! Ha chiamata? Chiamate! Ho capito, scopata, chiamata! Concordate! No. Oh, a caso, quando volete! Ma è un po' buco! Con chi vuole, si vuole! Secondo te, Camilla, nel 2024 esiste l'amore, sì o no? No! No? Cazzo, Camilla è dura! Non ci credo più! Hai avuto delle delusioni! Bravissimo! Hai un messaggio per il tuo ex! Sei un bastardo, non dovevi lasciarmi, coglione! Ma quindi io ho qui un contratto che stravolgerà le relazioni dal 2024 in poi! Questo mi è piaciuto! La scopa amicizia e la svolta! Quindi di questo contratto cosa ne farai? Lo firmo? Lo faccio firmare a qualcun altro, perché se poi si innamorano è la merda, perché qui lo firmiamo, basta! Quindi lo userai per qualcun altro? Giusto! Non per me! Se vuoi anche con te! Aiuto, te lo lascio, ci penserai, poi vedremo la decisione. Va bene. Stasera sono qui con Bacio o Schiaffo, come vi chiamate? Giorgio. Matteo. Teo. Siamo sul palco e c'è un casino assurdo, quindi dobbiamo urlare. Inizio da te. Hai una frase per approcciarla? Bel fisico. Oh! Bel fisico, ha detto. Hai altro da aggiungere? No. Un voto da 1 a 10 a questo approccio? 9 e mezzo. Oh! 9 e mezzo. Invece hai qualcosa da dire a lui? Bello stile. Allora io adesso ti direi, fagli un altro complimento, così ti metti in una posizione perfetta, che il 9 e mezzo deve diventare 10. Anche se non si vedono belli occhi, sono verdi. Quindi, cioè, questo ragazzo ti piace? Un bell'uomo. Bel maschio. Ti piace questa ragazza? Sì. Un voto a lei quanto gli daresti? 8. Ti dà 8. Lei 9 e mezzo, ricordati. 8 e mezzo. 3 non ci sta. È incazzato. Adesso passo a te. Se ti chiedo bacio o schiaffo, cosa faresti al mio uomo qua? Bacio. Bacio? Ha detto bacio. Preparati. Carico. Qua davanti a me. Prego. Oh! Pure il finale. Innamoratevi, che bello. Viva l'amore. Questo era cose da non dire e da non fare alle ragazze a San Valentino. Quest'anno è andato così. Quest'anno eravamo da soli ed è andato così. Però, oh, il contratto è andato bene. Abbiamo avuto 3 o 4 firme, non lo so. È solo uno strappo. Quindi, se anche tu vuoi il contratto, scrivimi su Instagram davide.quelli e ti manderò io stesso in persona il contratto di scopo amicizia. Quindi, ragazzi, lasciate un like, un commento e iscrivetevi per favore, che sono un po' briscanda. Ciao, mamma!